Ciao, ti do il benvenuto a questo nuovo video. Io sono Emanuele e questo è il canale utilizzo professionale di Microsoft Office. Oggi torniamo a parlare di Excel e, come già successo in passato, vi propongo una sfida da risolvere. Abbiamo una tabella che riporta i dati delle vendite con le informazioni di agente, cliente e regione. Attraverso l'utilizzo di sole formule, attenzione, voglio poter filtrare l'intervallo per cliente e ottenere come risultato le informazioni di agente e importo della vendita, senza quindi le altre colonne. Non possiamo spostare l'ordine originario delle colonne, dobbiamo quindi ottenere un filtro che restituisca il risultato di due colonne non adiacenti dell'origine. Sicuramente ci tornerà utile la funzione filtro, ma non sarà sufficiente, lascio a voi a pensare come risolvere il problema. Ci sono diversi modi e io ve ne mostrerò alcuni. Inoltre, se proprio vuoi rendere tutto dinamico, potresti anche fare in modo che l'utente possa scegliere che cosa mostrare sulle colonne, ad esempio quantità o importo. Ecco, tutto qui. Se non ti è chiarissimo il problema, nei primi minuti dopo la sigla ti mostro il risultato che vogliamo ottenere. Poi metti in pausa il video e prova a risolvere l'esercizio. Successivamente guarda le mie soluzioni. In bocca al lupo, ci vediamo subito dopo la sigla con la soluzione. Ma nel frattempo metti un like a questo video ed iscriviti al canale attivando le notifiche in modo da rimanere aggiornato su tutte le prossime novità. L'esercizio sfida di oggi vuole andare a risolvere questo problema. Abbiamo una tabella con tutta una serie di informazioni. Vogliamo poter selezionare il cliente e ottenere come risultato un intervallo dinamico, perciò utilizzando le formule, che ci restituisca le informazioni delle righe per il cliente dotto, in questo caso, ma relative solo a due campi, il campo agente e al campo importo, che, come noterai, non sono colonne adiacenti. Per farlo dovrai sicuramente ricorrere alle funzioni in matrice dinamica, in quanto vogliamo che il risultato appunto sia dinamico, sia il risultato di una formula. Vuoi qualche suggerimento? Allora sicuramente occorrerà utilizzare la funzione filtro e poi potrai scegliere se utilizzare la funzione scegli.col, la funzione scegli oppure la funzione indice. Ti faccio vedere tutte le possibili soluzioni tra un attimo, però adesso metti in pausa e prova a risolvere l'esercizio. Allora, com'è andata? Sei riuscito a trovare la soluzione? Come avrai capito, ci sono tante diverse soluzioni, ma tutte hanno come comune denominatore la funzione filtro, che appunto permette di filtrare le righe di un intervallo. Il primo argomento della funzione filtro e la matrice, ossia l'intervallo che vogliamo filtrare. In questo caso non può essere l'intera tabella vendite, ma dovremmo andare a scegliere alcune colonne, la colonna agente e la colonna importo. Potremmo utilizzare la funzione scegli.col, che appunto permette di scegliere alcune colonne di un intervallo. L'intervallo è la tabella vendite e dovremmo scegliere la colonna 1 e la colonna 5. Chiudendo la parentesi, abbiamo individuato la matrice da filtrare. Come secondo argomento inseriamo il criterio di filtro, ossia dove nella tabella vendite il campo cliente è uguale a quanto selezionato all'interno della cella H2, che blocchiamo con un riferimento assoluto. Chiudendo la parentesi e dando invio, vediamo che otteniamo il risultato desiderato e, modificando il criterio cliente, il dato si aggiorna di conseguenza. Questo approccio sicuramente risolve il problema, ma qualcuno potrebbe non piacere dover inserire manualmente i numeri 1 e 5, soprattutto nel caso in cui in questa tabella si andassero ad inserire delle nuove colonne.
Potremmo quindi utilizzare la funzione scegli per specificare il nome dell'intestazione. Vediamo come. Copiamo il nostro intervallo in modo da poter modificare la formula. Rientriamo nella formula e al posto di scegli.col utilizziamo la funzione scegli. Il primo argomento della funzione scegli prevede che venga inserita la lista degli argomenti che andremo a scegliere. In questo caso andiamo a specificare noi una lista 1/2 tra parentesi graffe. Il secondo argomento sarà la prima colonna che vogliamo scegliere, che in questo caso sarà la colonna agente della tabella vendita. Il secondo argomento sarà la colonna importo. In questo caso la funzione scegli specifica che andremo a selezionare gli argomenti 1 e 2, ossia valore 1, vendite agente, e valore 2, vendite importo. Se diamo invio e confermiamo la formula, vediamo che otteniamo lo stesso risultato. In questo caso però non abbiamo dovuto inserire l'indice delle nostre colonne, ma l'abbiamo potute specificare. Se le colonne fossero tante, potremmo, al posto di inserire una serie manuale 1/2 all'interno della funzione scegli, andare a utilizzare la funzione sequenza. Copiamo il nostro intervallo e lo incolliamo qua sotto per apportare la nostra modifica. Rientriamo all'interno della formula e nella funzione scegli nel primo argomento sostituiamo la lista definita con la funzione sequenza. Saltiamo il primo argomento righe e inseriamo 2 nell'argomento colonne. Dando invio, vediamo che il risultato non cambia, ma in questo caso non abbiamo dovuto specificare noi la lista, ma abbiamo utilizzato la funzione sequenza e diventerà più facile nel caso in cui dovessimo aggiungere delle nuove colonne. In tutte queste soluzioni abbiamo specificato l'intestazione delle colonne all'interno della nostra formula. Ma se uno volesse poter modificare l'intestazione, ad esempio da importo, inserire quantità, ovviamente questa formula non si aggiorna. Andiamo a vedere come rendere dinamica la nostra formula al variare delle intestazioni. Potremmo partire dalla funzione scegli col e utilizzare la funzione confronta per rendere dinamica la selezione delle colonne. Rientriamo quindi all'interno della nostra formula e dove abbiamo inserito l'indice delle colonne 1 e 5 andiamo a sostituire con la funzione confronta. Il valore che deve essere ricercato sono le intestazioni della nostra tabella di risultato, agente e importo in questo caso. Dove dovrà essere ricercato? Nelle intestazioni della nostra tabella di origine. E quindi inseriamo vendite e facciamo riferimento appunto alle intestazioni della tabella vendite. Come terzo argomento inseriamo che vogliamo la corrispondenza esatta e quindi specifichiamo 0. Chiudiamo la parentesi di confronta e diamo invio. Vediamo che il risultato è lo stesso, ma se andiamo a modificare l'intestazione, ad esempio selezionando la quantità, in questo caso il risultato cambia. Se preferiamo utilizzare le funzioni più classiche, quindi non utilizzare scegli.col, potremmo fare ricorso alla funzione indice. In questo caso andiamo a sostituire scegli.col appunto con indice. Il primo argomento della funzione indice sarà sempre la nostra tabella d'origine. Il terzo argomento, ossia le colonne, saranno sempre individuate dalla funzione confronta, ma dobbiamo andare a specificare in questo caso un secondo argomento, ossia le righe, e dovremo andare a dire di prendere tutte le righe della nostra tabella d'origine, che poi verranno filtrate. Andiamo quindi a utilizzare la funzione sequenza e andiamo a inserire come unico argomento il numero di righe della nostra tabella. E quindi utilizziamo la funzione righe, appunto, della tabella vendita.
In questo modo verrà restituita una sequenza numerica che restituirà da 1 a 20, ossia il numero delle righe. E il secondo argomento definirà la colonna agente e la colonna importo, ossia le due colonne che sono selezionate nelle intestazioni. In questo modo la funzione indice sarà in grado di costruire la matrice di riferimento che potrà essere filtrata. Vediamo che anche in questo caso possiamo modificare le nostre intestazioni e la formula restituirà il risultato corretto applicando il filtro che abbiamo selezionato in testata. Allora, eri riuscito a risolvere l'esercizio? Quale soluzione avevi adottato tra quelle che ti ho proposto? Beh, in ogni caso, se lo hai risolto anche in un modo diverso, complimenti! In Excel non c'è mai una sola soluzione. Se hai voglia, condividi la tua nei commenti. Io ho utilizzato le funzioni filtro e la nuova funzione scegli.col, eventualmente combinata con confronta per rendere dinamica la selezione delle intestazioni delle colonne che vogliamo restituire. In alternativa abbiamo visto come lo stesso risultato si può ottenere con scegli oppure con indice e confronta. In quest'ultimo caso abbiamo utilizzato la funzione indice sfruttando la possibilità di lavorare con i riferimenti, che è una delle proprietà di questa funzione non troppo conosciute. Se ti è piaciuto questo tipo di tutorial, esercizio e poi soluzione, e se hai imparato qualcosa, allora XCamp è il corso che fa per te. Sono 100 esercizi con 100 soluzioni e tanti contenuti bonus. In descrizione trovi un link con un codice coupon che ti permette di ottenere il 10% di sconto sull'acquisto del corso dal nostro sito. Ricordo agli abbonati livello cartelle superiore che il file che ho utilizzato per questo tutorial è disponibile per il download cliccando sul link che trovate in descrizione. Se non sei abbonato, cosa aspetti? Valuta almeno la possibilità. Un piccolo contributo può davvero rendere grande questo canale. Ci sono tanti modi per rimanere aggiornato su tutte le novità e sui prossimi tutorial. Puoi iscriverti a questo canale YouTube e attivare le notifiche. Oppure iscriviti alla pagina Facebook Utilizzo Professionale di Microsoft Excel. Se preferisci Telegram, puoi aderire al canale Utilizzo Professionale di Microsoft Office e sarai sempre aggiornato con tutte le novità. Infine, siamo anche su TikTok con il profilo UPMS Excel, Utilizzo Professionale di Microsoft Excel. Insomma, abbiamo tantissimi modi per rimanere in contatto. Io vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo tutorial. Un saluto da parte mia, Emanuele Vietti, e da tutto lo staff di Esperta. Alla prossima!